buongiorno, sono il casaro del caseificio Milanello di Campegine, sto gestendo questa latteria da 8 anni, lavoriamo tutto il latte di questa zona comprensorio di circa 8 km, produciamo più di 50.000 forme all'anno, sulla media delle 145-150 forme al giorno. È a conduzione, diciamo, familiare, io e mia moglie. Stanno iniziando ad arrivare sotto anche i figli. Le aziende sono che lavoriamo il latte, tutta gente giovane, con prospettiva di crescita, andando avanti, perciò il nostro futuro sembra roseo. Poi cosa dire? Vendiamo il 70% del formaggio a un compratore, uno stagionatore. Il resto lo vendiamo noi in negozio con piccoli negozietti, il nostro spaccio e qualche ambulante in giro per qualche mercato per tutta Italia. Vendiamo qualcosina all'estero, un po' di Spagna, Francia, Germania, Austria, qualcosina negli Stati Uniti, ma poca roba. Questo è un lavoro che ti deve appassionare. No, non lo fai. È un lavoro che tu quando parti al mattino devi sapere cosa devi fare perché alla sera arrivi che sennò non capisci più dove sei. Come dicevo, mia moglie lavora con me, lei gestisce il negozio, tutte le vendite, quelle cose lì. Confezioniamo il formaggio qui nel nostro spaccio. Nella collaborazione della produzione del formaggio abbiamo praticamente 11 dipendenti. Di questi 11 dipendenti, 9 sono stranieri, tutta gente addestrata. Abbiamo dall'Algeria, Tunisia, Ucraina, Macedonia, Albania, poi dopo Argentina, India. Negli anni abbiamo sempre cercato di avere le ultime tecnologie, di produzione. Siamo coerenti con quello che è anche il fotovoltaico, tutta la manipolazione del formaggio in automatico. Andando avanti significa fare dei passi grossi anche con la tecnologia. Non è che bisogna diventare grandi e rimanere antichi. Bisogna diventare grandi, diventare moderni e tenere alla qualità con dei macchinari un po' più prestazionali.